Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Questa è la seconda edizione di oggi. Prima di passare alle notizie nazionali, diamo la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Il 20 ottobre alle ore 13 si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati. Luca Poniz, il presidente uscente, ha ricevuto il numero più alto di voti, 739. La magistratura indipendente è stata superata dalla sinistra di Aria, che ha vinto. Fuori invece la corrente di Davigo e solo al terzo posto il gruppo Unicost, la corrente dell'ex leader Palamara. In confronto alle scorse elezioni del 2016, dove avevano votato 8.613 toghe, questa volta hanno partecipato al voto telematico 6.101 magistrati. Il segretario di Aria, Eugenio Albamonte, ha comunicato la sua soddisfazione per la fiducia ricevuta dai colleghi. I cittadini e coloro che credono nella magistratura si augurano che, indipendentemente dalla corrente vincitrice, l'etica e la correttezza prevalgano sempre tra i magistrati, affinché possano svolgere il proprio compito con lealtà e professionalità. L'articolo 3 della Costituzione dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge». Speriamo, quindi, che preferenze e favori tra i gruppi di appartenenza non trascurino mai la vera giustizia. È tutto, Sabrina Ciccotti, da Radio Saiuz. Bene, e passiamo adesso alle altre notizie del giorno. Covid, Conte dice possibile prime dosi del vaccino a inizio dicembre. Per contenere la pandemia bisognerà aspettare la primavera. Già all'inizio avremo i primi 2-3 milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad AstraZeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera, lo ha sottolineato appunto il Premier. Mancano 4.000 anestesisti a causa di politiche miopi nel reclutamento. Prenderli dall'estero, qui guadagnano meno. Alessandro Vergallo, il presidente del sindacato degli anestesisti rianimatori AROI e MAC, e dice: la curva sale più velocemente di quanto qualcuno sostiene. Non siamo a marzo, ma di questo passo si arriverà presto a saturazione. Anche gli specialisti dedicati saranno insufficienti. Lo denunciamo da 10 anni, ma non siamo stati ascoltati e ora ci ritroviamo soli in prima linea. Reclutarli dagli altri paesi, dice, i nostri colleghi europei guadagnano in media il 30% in più. Se un indiano o un russo volessero lavorare all'estero, andrebbero in Germania, non certo in Italia. De Girolamo positivo al Covid, il marito Boccia che è negativo in isolamento. Domenica il ministro ha partecipato ai vertici di governo per il DPCM. Ho molti dolori, dice, tosse, mal di testa, insomma ho iniziato la terapia. Questo lo ha annunciato l'ex parlamentare su Instagram. Il ministro continuerà a lavorare da casa, ma preoccupano gli incontri a cui era presente negli ultimi giorni, a partire dal Consiglio dei Ministri di sabato notte. Mattarella dice: istituzioni devono collaborare per superare difficoltà, serve prova d'orgoglio per non ricadere nelle condizioni di marzo-aprile. Presidente della Repubblica alla cerimonia di consegna delle onorificenze per chi si è distinto nella battaglia alla pandemia, dice: ciascuna istituzione comprende e comprenderà che deve e non deve assestarsi a difendere la propria competenza. Al contrario, cercare collaborazione, coordinamento e raccordo positivo. L'allarme di Pregliasco, la situazione in Lombardia è esplosiva, coprifuoco necessario, ma l'ordinanza non è sufficiente per Milano. Il virologo dell'Università degli Studi di Milano chiarisce di averne parlato nel Comitato Tecnico Scientifico della Regione venerdì scorso. Avevamo già fatto presente al presidente Attilio Fontana questa esigenza. Poi aggiunge: al momento le terapie intensive sono ancora abbastanza vuote, ma visto questo crescendo ormai esponenziale bisogna prendere delle iniziative forti.
Covid De Magistris contro De Luca, gravi errori dalla Regione, rimasti 15 posti in terapia intensiva, andremo sicuramente in lockdown. Il sindaco di Napoli dice che le persone a casa sono spina, aumenta la febbre, vanno in ospedale, il virus è fuori controllo. La medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte. Autostrada. Cassa Depositi e Prestiti via libera a presentare un'offerta ad Atlantia con Blackstone e Macquarie. Entro il 28 ottobre è prevista la firma di un Memorandum of Understanding, poi per circa 10 settimane ci sarà appunto le due dirigenze. A quel punto a fine anno verranno finalizzate l'offerta e si saprà dunque qual è il prezzo concordato. Ma quale cifra finirà dunque alla famiglia Benetton, comunque che ha con il 30%. Il peso della carne in Italia, uno studio dice che gli allevamenti intensivi consumano una volta e mezza le risorse naturali dei terreni. Il rapporto elaborato dall'Università della Tuscia e Greenpeace dicono c'è un deficit fra domanda e offerta di risorse naturali. Situazione critica nel bacino padano, mentre in zone come il Trentino e la Valle d'Aosta le aree boschive riescono a bilanciare il peso della zootecnia. L'autore del dossier, Franco, dice adottare tecniche meno impattanti. La ONG all'Europarlamento dice bisogna dare meno fondi al sistema degli allevamenti intensivi e più risorse per le aziende sostenibili. Un aumento di tassi dello 0,1% azzera i benefici dei prestiti MES. Bourguignon dice il fondo non ha una buona reputazione. Ogni anno l'Italia deve piazzare sul mercato titoli per 300 miliardi di euro. Basta un lievissimo aumento dei tassi per azzerare i risparmi teoricamente garantiti, come ricorda il docente dell'Università Cattolica Massimo Bourguignon. Il fondo è un organismo che giuridicamente si pone fuori dall'Unione Europea. Ricorrervi ha sempre un sapore di cessione di sovranità. Da un punto di vista finanziario, Algebris non teme comunque il verificarsi di un effetto stigma. Bene, cari amici, edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.